Envision TV, comunichiamo mondi. Far conoscere un territorio e le sue eccellenze, ma soprattutto raccontarne la storia e le tradizioni che lo hanno reso unico e trasferirne i sapori e le emozioni, è un'operazione che necessita di un iter che ha come step principale un tavolo di concertazione tra operatori del settore ed istituzioni. Con questo obiettivo Living Italy Travel Services, con sede a Morrovalle, attraverso il progetto Ritorno alle Origini, ha organizzato un incontro con i responsabili di alcune delle maggiori istituzioni del territorio marchigiano, amministratori ed operatori, a San Benedetto del Tronto, presso la struttura del Centro Agroalimentare, in occasione della Borsa del Territorio del Centro Italia, Mula, Travel Experience. Ritorno alle origini, racconta l'emozione, racconta il vissuto, poi ha bisogno anche di concertazione ed oggi è arrivato un interessante tavolo. Noi stiamo percorrendo questa strada e stiamo avendo sempre più consenso, perché formalmente lavoriamo bene e amministrazione dopo amministrazione ci aprono le loro porte. Fiera del Centro Italia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Mula, per voi il territorio più adatto? Sì, senza dubbio, è il cuore d'Italia, e da questo cuore d'Italia che sono partiti tantissimi migranti, noi vorremmo far sì che ci sia questo ritorno alle origini, questo invertire la rotta. Ad organizzare Mula, Borsa del Turismo del Centro Italia, legata all'enogastronomia e all'arte del saper fare, in paesaggi squisiti, Inside Marche, associazione di tour operator per l'incoming nelle Marche, di cui fa parte anche Living Italy. Una prima edizione di Mula, acronimo di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, le quattro regioni interessate dal terremoto del 2016, che evidenzia già una precisa impostazione. Sono regioni oggi che si mettono in gioco, che si mettono in movimento come vecchi muli, animali preziosissimi nella nostra nazione. Parliamo di agroalimentare, dove ci deve essere la conoscenza del singolo nei confronti di prodotti che sono espressione del territorio. Espressione del territorio è importante, perché sono i prodotti che poi nel mondo sono riconosciuti come provenienti dal paese Italia. Il Centro Italia, cuore di questo nostro paese meraviglioso, produce delle eccellenze, ma il connubio corretto tra agroalimentare e turismo è il connubio che oggi il turista, l'ospite, ricerca. Dall'incontro promosso con grande entusiasmo da Living Italy sono emerse numerose proposte ed evidenziati punti di criticità su cui lavorare. Fare sistema per formulare un'offerta di qualità che abbracci cultura, territorio, bellezza, enogastronomia, e formare gli operatori di settore affinché gli stessi visitatori se ne facciano ambasciatori nel mondo. L'università è un fattore di promozione culturale, sociale, ma economica. Oggi nel sistema internazionale delle relazioni economiche una realtà piccola ma ricca come la nostra di peculiarità non può non inserire all'interno delle filiere produttive quel valore aggiunto che arriva dalla conoscenza, dalla ricerca, dall'esperienza. Quindi l'università deve svolgere un ruolo molto importante, non può essere avulsa dal territorio nel quale opera, anzi si deve innervare nel territorio. Questa è un'occasione per costruire relazioni, per costruire progetti con gli operatori, di incontro e di scambio di esperienze e progetti. Living Italy in questo diciamo che è un operatore di grande esperienza. Sì, noi abbiamo iniziato da poco e abbiamo in cantiere un percorso da fare insieme che riguarda il centro storico di Potenza Picena, sulla quale ovviamente c'è tutto l'interesse da parte dell'amministrazione di rilanciare e costruire progetti interessanti. Dove si parla non soltanto di turismo ma di residenza vera e propria. Sì, esatto, c'è un discorso legato alla residenzialità e un altro legato all'accoglienza che insieme possono costituire le basi per il rilancio e il recupero del centro storico.
Le Marche sono una meraviglia da scoprire, ancora da scoprire purtroppo. Per questo noi dobbiamo fare rete, dobbiamo essere uniti come comune cercando di far conoscere quelle che sono le peculiarità, le nostre bellezze, perché le Marche è una regione ricca di un paesaggio meraviglioso, l'enogastronomia, ma non solo, c'è anche la cultura, la nostra città Recanati ovviamente come altre città del territorio offrono un'offerta culturale veramente elevata, per cui dobbiamo essere bravi come comuni a fare rete e se mettiamo in rete quelle che sono tutte le nostre forze sicuramente potremo diventare un'attrazione importante non solo a livello nazionale ma anche internazionale. L'esperienza di ritorno alle origini, perché l'Italia? Per ritornare alla via inversa degli antepassati, conoscere la storia dei miei radici e anche per la cultura e conoscimento e lavoro per vivere una vita migliore, così come i miei querido nonos, bisnonos. Italia perché mio nonno, mia famiglia è di Rovigo, del nord dell'Italia, però Marche perché è dove tuve l'opportunità di una cittadinanza con cultura e gastronomia. Da quanto tempo vivi da noi? 30 giorni. E che cosa hai conosciuto? Ho conosciuto Fermo, Loreto, Frassassi, anche San Epigio, El Mari. E vivo in Civitanova Marche. Un bellissimo gruppo famiglia. Dal Brasile, Wagner, Livia, Glausia. Wagner, l'esperienza in Italia. Meravigliosa, una cosa unica e sta sendo tutto molto bello. Per lei? Siamo ottimo, meraviglioso, piace molto il paesaggio e l'esperienza in Italia è buonissima. L'intera famiglia rimarrà in Italia? Sì. Sì, speriamo che sì, rimanere con la famiglia, tutta la famiglia a Civitanova e passare la vita. Un ciao. Ciao. A volte il ritorno alle origini scopre una sorpresa. In questo caso è un italiano che ha scelto di vivere altrove. Poco tempo fa arriva all'incontro con Aldo e questo bellissimo progetto, Ritorno alle origini. Esatto, è una cosa che è scesa dal cielo per me perché è un'opportunità per poter contribuire col mio territorio dopo essere stato fuori per più di 10 anni, lì da San Paolo, già lavorando nel campo del turismo e lavorando con persone appassionate per la cultura italiana che ricercano il contatto con l'italianità e l'Italia. Io spero di essere a disposizione e sarò sicuramente disponibile per dare il mio contributo da lì. Il capitale umano, la storia, le tradizioni, l'enogastronomia, il territorio. Il nostro paese custodisce su tutti questi fronti delle ricchezze ineguagliabili. Promuoverle nei luoghi di appartenenza dove possono offrire al meglio emozioni uniche e inimitabili è l'obiettivo di Living Italy Travel Services. Il ritorno alle origini è il progetto mediatico che narra lo stupendo percorso dentro le meraviglie italiane.